Valori rispettati nelle partite della sedicesima giornata, terz'ultima del campionato di seconda categoria, girone C. Pareggiano le prime due della classe nello scontro diretto tra Comprensorio Corace e Pianopoli, 0-0 nell'anticipo di sabato, e distanze immutate tra le due, 34-33. Quindi ancora da lottare per vedere chi vincerà questo campionato, che sarà ammesso al campionato di prima categoria nella prossima stagione. Ne approfitta di questo pareggio il Casabona per lo Sport, che vincendo in trasferta 4-1 a Palermiti si porta in terza posizione, a 3 punti di distacco dal secondo posto, a 4 dal primo, ma dicevamo mancano 2 giornate e quindi ancora è pensabile che siano soltanto le prime due a giocarsi il primo posto. Invece perde la Sersalese nello scontro diretto contro la Academy Strongoli e viene raggiunta appunto dalla Amatori Le Castella, che vincendo la propria partita in trasferta ad Valle Fiorita contro la Maroni, 5-2 il risultato finale, si porta in quinta posizione tenendo il punticino di vantaggio appunto sull'Academy Strongoli. Dicevamo che si mantengono si rispettano le posizioni, perché le prime in pratica vincono le partite contro le ultime in classifica. Ultime in classifica che rimangono San Nicola Carfizzi a 5 punti con il punto di penalizzazione, Polisportiva Palermiti a 8 punti e Amaroni a 13 punti. È da segnalare che se così dovessero rimanere i distacchi, anche i play-out, il primo play-out, le semifinali play-out per la retrocessione non si disputerebbero, perché anche la quart'ultima avrebbe 10 punti di distacco sulla terz'ultima, e quindi ci sarebbe un'unica finale play-out per un'ulteriore retrocessione a quella del San Nicola Carfizzi, che in questo momento sarebbe ultimo in classifica, tra la Maroni e la Polisportiva Palermiti, un derby tra le due squadre catanzarese e ioniche, e invece le avrebbero vinte le altre squadre del comprensorio di Crotone o di Lamezia. In questo caso la vittoria potrebbe andare in anticipo al comprensorio Corace, anche in virtù del calendario, che dovrebbe essere più abbordabile per la squadra di Fabiano, che giocherà la prossima settimana alle Castella, e poi invece l'ultima giornata riceverà la Marone nella partita casalinga, mentre il Pianopoli deve giocarci una partita abbastanza difficile in casa contro l'Academy Strongoli, che come dicevamo è una squadra che cerca di rientrare nella zona possibile dei playoff.